Il 2 maggio 1927 Gino Girolimoni viene arrestato con l'accusa di essere il rapitore, violentatore e assassino delle bambine, quello che tutti chiamano il mostro di Roma. L'impalcatura inquisitoria costruita intorno a lui, con le moltissime prove accumulate, sembra però non reggere bene e Giuseppe Dosi si convince della sua innocenza iniziando a sospettare di un'altra persona, Ralph Lionel Bridges, un religioso inglese residente a Roma che, per convenienza politica, riesce a evitare l'inchiesta del poliziotto. Ma Dosi è tenace e non si ferma nonostante intorno a lui facciano terra bruciata, mentre Girolimoni è preso d'assedio sempre più stretto nella rete della questura. Ma sta per succedere qualcosa che cambierà nuovamente tutte le carte in tavola. Il mostro di Roma. L'ultima vittima del mostro. Sapere e non sapere, credere fermamente di dire verità sacrosante, mentre si pronunciavano le menzogne più artefatte, ritenere contemporaneamente valide due opinioni che si annullavano a vicenda, sapendole contraddittorie fra di loro e tuttavia credendole entrambe. Fare uso della logica contro la logica, rinnegare la morale proprio nell'atto di rivendicarla, credere che la democrazia sia impossibile e nello stesso tempo vedere nel partito l'unico suo garante, dimenticare tutto ciò che era necessario dimenticare, ma all'occorrenza essere pronti a richiamarlo alla memoria per poi eventualmente dimenticarlo di nuovo. Soprattutto saper applicare il medesimo procedimento al procedimento stesso. Era questa la sottigliezza estrema, essere pienamente consapevoli nell'indurre l'inconsapevolezza e diventare poi inconsapevoli della pratica ipnotica che avevate appena messo in atto. Anche la sola comprensione della parola bipensiero ne implicava l'utilizzazione. Ecco, bipensiero, insieme alla neolingua, parte del grande disegno del partito, uno degli elementi per dominare il popolo in un piano ben articolato, a lungo termine, lento e inarrestabile meccanismo per rendere inermi le masse. Ecco, sembrerebbe un vademecum per complottisti, e invece no. È 1984 di George Orwell, una delle opere maggiormente citate e prese di ispirazione, per non dire abusate, sia dai seguaci delle teorie del complotto che da coloro che si posizionano all'esatto opposto. Ma quelle parole, che molti recepiscono come profezia, perdendone così la potenza di grimaldello per coscienze intrappolate, sono allegoria e specchio di una società che, pur con le differenze date dal progresso in ogni sua forma, cade spesso, anche a distanza di decenni, nelle stesse incongruenze, idiosincrasie e malizie. Gli anni italiani governati dal fascismo, come non ritrovarsi in quel sapere e non sapere, oppure nel credere fermamente di dire verità sacrosante mentre si pronunciavano le menzogne più artefatte? La vicenda del mostro di Roma è una caduta nelle maglie d'acciaio di questo bipensiero e i personaggi che vi ruotano attorno, o meglio che vi sprofondano all'interno, sono vittime e carnefici, sono i figli legittimi e illegittimi di un periodo storico complesso, difficile, pericoloso. Un periodo che vede un serial killer, tante bambine innocenti uccise e un uomo arrestato come colpevole. Ma vede anche un atroce dubbio: è davvero l'uomo giusto? Sulle macerie di Girolimoni qualcuno si eleva e qualcuno indaga, in una storia che riserva ancora una vittima. Io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto all'ultima puntata di questa stagione di Uno studio in nero, la mia serie dedicata a indagare con gli strumenti della scienza alcuni dei più sconvolgenti e misteriosi gialli della storia. Dalla prossima settimana tornerà Strane storie ogni venerdì, ma per ora proseguiamo e giungiamo alla conclusione di uno dei casi giudiziari più scioccanti della storia criminale italiana, tanto per le vittime scelte quanto per l'uomo che venne incolpato, il mostro di Roma. Nel settembre 1927 Giuseppe Dosi comincia a concentrare la sua attenzione sul pastore anglicano britannico Ralph Lionel Bridges,
che nel frattempo, il 18 agosto, ha lasciato Capri per Roma, in compagnia della moglie. Da Roma, tuttavia, l'inglese scompare, lasciando l'Italia. È chiaro che tanto al consolato britannico della capitale quanto all'ambasciata siano consapevoli che Bridges è stato oggetto di reclami da parte di varie madri che frequentano la chiesa anglicana romana, poiché è stato spesso sorpreso ad alzare la veste delle bambine e a sbaciucchiarle. Inoltre, il giorno del delitto di Armanda Leonardi, Bridges è stato notato in quei pressi e ci sono i frammenti del catalogo di libri ascetici in lingua inglese trovati vicino al cadavere, che possono far pensare alla presenza di un religioso straniero. Ecco perché da Roma a Capri e poi nuovamente da Capri a Roma, fino all'uscita precauzionale dall'Italia, al momento verso destinazione sconosciuta, ed ecco perché il commissario Dosi si fa sempre più convinto che Gino Girolimoni sia l'uomo sbagliato. No, non è lui il mostro. La questura si è sbagliata e continua a perseverare nell'errore. Bridges ha 71 anni, è vero, ma la supposizione che l'assassino dovesse avere 35 anni è parziale, visto che varie testimonianze parlano di un uomo sicuramente più vecchio. E se l'inglese in pieno giorno può sembrare a Capri un cinquantenne, perché non potrebbe sembrarlo di sera a Roma? Mentre il presunto colpevole resta in carcere, a Dosi viene affidato ufficialmente l'incarico di approfondire l'inchiesta sul reverendo Bridges. Ciò naturalmente significa che può condurre nuove indagini sui delitti e valutare per proprio conto le reali responsabilità di Girolimoni. Il commissario riesamina ogni cosa, testimonianze, documenti, verbali, torna sulle scene del crimine, tutto quello a cui nessuno ha dato peso per lui è importante e da cui trova nuovi elementi. Eppure in sottofondo percepisce chiaramente che qualcosa non va. Avevo talvolta l'impressione di essermi ormai compromesso senza volerlo, commenterà anni dopo nella sua autobiografia Il mostro e il detective, e che dall'accertamento della verità non avrei ricevuto che danni, come sempre mi ripeteva angosciata mia moglie. Ma ormai non potevo tirarmi indietro e dovevo obbedire alle disposizioni datemi, impelagandomi in scabrose, antipatiche investigazioni supplementari. Il 20 febbraio 1928 il suo rapporto arriva direttamente sulla scrivania di Mussolini con nuove prove contro Bridges. Dosi scopre il motivo della permanenza a Capri, cioè, come già accennato, le proteste di diverse madri della chiesa anglicana di Via Romagna sulle attenzioni, chiamiamole così, che il reverendo riservava alle loro bambine. Scopre che Bridges conosceva i Pelli e la casa dove abitava Rosina, poiché il padre della piccola aveva fatto dei lavori nella chiesa. Controlla le abitudini del religioso, che cammina molto per Roma e di conseguenza potrebbe conoscere bene i luoghi dei delitti, e che pratica canottaggio e nuoto, cosa questa che gli consegna una buona competenza del fiume e delle sue sponde. Ci sono cose poi più specifiche. L'asciugamani ritrovato al prataccio della Balduina, dove è morta Rosina Pelli, che reca le iniziali RL, Ralph Lionel. Le date dei delitti, che corrispondono all'arrivo e alla partenza di Bridges dall'Italia, e le testimonianze della sua cameriera Lydia, sui cataloghi di libri inglesi che riceve, sulle abitudini di bevitore, sui baffi tinti di biondo o rossiccio, cosa che Dosi suppone essere il motivo per le diverse descrizioni dei testimoni. E si parla inoltre del fazzoletto scozzese rinvenuto nel caso di Emma Giacomini, un fazzoletto proveniente dall'Inghilterra, che la cameriera dice assomigliare a quelli che lei stessa stira per il reverendo. Ci sono poi dei testimoni come Cesare Olczki, che identificano Bridges nei pressi della scena del crimine Leonardi e intento in atti osceni davanti a delle bambine in Santa Teresa e a Villa Borghese, sempre considerando un aspetto fisico atletico e che dimostra 15 anni in meno rispetto alla verità. Dosi raccoglie anche la serie di aggressioni del 24 e del 26 alla passeggiata di Ripetta, alla fonte dell'acqua Lancisiana e in via dei Coronari, di cui abbiamo già parlato. 43, il totale delle prove che il commissario presenta a Mussolini nel suo rapporto finale. Basterebbero a far bloccare tutto il procedimento nei confronti di Girolimoni e a rivedere le indagini. Basterebbero. Ma invece succede tutt'altro. Il fatto che Dosi non nasconde i suoi dubbi riguardo all'inchiesta sul mostro di Roma, che sia stata condotta male e che ha probabilmente portato in carcere un innocente,
comincia a dare sui nervi ai suoi superiori. Il questore Angelucci protesta al ministero e alla procura del re, segnalando che fantastiche voci malevoli sono messe in circolazione incautamente e subdolamente a favore di Girolimoni, per fuorviare l'opinione pubblica, intralciare il corso della giustizia e la coscienza dei testimoni. Così dice, e improvvisamente Dosi diventa il traditore, il nemico, e iniziano i sabotaggi. Prima la scrivania del commissario e dunque la sua postazione di lavoro viene trasferita in uno scomodo stanzino, una cosa ridicola da operetta, da Paolo Villaggio che in Fantozzi lavora con la scrivania in un angusto sottoscala, solo che qui nessuno ride, di certo non Dosi, che dopo lo spostamento si ritrova un cassetto scassinato, forse con la speranza di trovarvi il faldone dell'indagine, che però il commissario si porta a casa. Non riuscendo a fermarlo, viene ordinato un trasferimento a Verona, come è stato per il commissario Raffaele Ferraro di Capri, quello che aveva collegato Brigis ai delitti del mostro e che adesso è a Potenza. Ad aiutare Dosi ci pensano alcune amicizie influenti che gli evitano il trasferimento, ma quando il rapporto sul reverendo, che il commissario insiste a definire l'indiziabile autore dei 7 delitti sulle bambine di Roma, arriva anche sulle scrivanie di suoi superiori, gli viene comunicato che per lui il caso è chiuso, ha un mese di congedo, al termine del quale partirà in missione. Al momento nessuno sa probabilmente quale, per Cortina d'Ampezzo. Dubitare della versione ufficiale appare lampante, non è cosa sana qui. Significa mettere in dubbio il prestigio della polizia italiana, delle maggiori autorità del regime fascista, che hanno avallato, pur inizialmente in buona fede, un probabile errore giudiziario. Giuseppe Dosi, tuttavia, non è un poliziotto comune e non ci sta. Testardo e deciso, ottiene alla fine un colloquio al Ministero di Grazia e Giustizia, dove, per tutta risposta, fanno spallucce e lo inviano al giudice istruttore Marciano, che da mesi indaga su Girolimoni e che inaspettatamente quel commissario ostinato lo prende decisamente in simpatia. Perché? C'è un motivo particolare? Ecco, fermiamoci qui, al giudice Marciano, perché anche lui è un personaggio molto importante e mentre Dosi fa quello che abbiamo visto, sta per cambiare il volto di tutta l'inchiesta. Gino Girolimoni è rinchiuso a Regina Coeli. La polizia, la questura e di rimando la stampa, tutti sono certi della sua colpevolezza. Le prove, lo abbiamo visto, sono tante e se quelle per uno strano caso non bastassero, ci sono tutte le testimonianze. Un pacchetto completo che pesa come un macigno, un passepartout verso la verità, in qualunque modo la si voglia guardare. Il Sor Gino è il mostro. L'avvocato di Girolimoni, Ottavio Libotte, conta 31 accuse. Sono veramente impressionanti, commenta, e sempre vi si indica Girolimoni come protagonista, riconosciuto da fotografie. Per 14 di esse, riconoscimenti effettuati senza alcuna garanzia legale. Le deposizioni testimoniali riuscirono negative. Negative, sì, perché il Sor Gino adesso è riconosciuto da tutti, ovunque, senza paura di smentita, vista la quantità di fango che lo sommerge. Nel libro Il mostro e il detective, scritto da Giuseppe Dosi, poi ripreso da Un mostro chiamato Girolimoni di Fabio Sanvitale e Armando Palmegiani, c'è una lista di testimonianze con relativi riferimenti ai fascicoli processuali. Si leggono diverse dichiarazioni. Alto, biondo, rossiccio, con piccoli baffi, sembrava un forestiero. Gli occhi erano stirati indietro come se ridessero. Pareva un signore. Era vestito bene, con lusso, con paletò nero e cappello floscio. Pareva avere 40 anni. Oppure, individuo sui 45 anni, alto, magro, con spalle sproporzionate alla grossezza del viso, faccia rossa, pochi baffetti che davano sul castano rosso. E ancora, alto, magro, biondo, raso. Oppure, vecchio, statura oltre la media, età apparente 50 anni, raso di recente. E ancora, alto più di 1,70 m, più di 50 anni, scarno, baffi biondo scuro, tagliati a spazzola, non capiva bene l'italiano. Insomma, ci sono un po' troppe divergenze per essere le testimonianze riguardanti lo stesso uomo. L'età non è quasi mai la stessa, il colore dei baffi cambia, il taglio pure, a volte più alto, una volta più basso. Inoltre, in qualche dichiarazione, 4 giugno e 7-8 giugno 1927, si legge: signore più alto di Girolimoni, con baffi all'americana brizzolati e
non Girolimoni, perché non ha i capelli brizzolati come quello che adescava le bambine. Curiosamente le testimonianze a favore di Girolimoni non vengono prese molto in considerazione ed è lo stesso sospettato che continua a dichiararsi innocente e a insistere che non smettano le ricerche del killer a far notare due particolari. Il primo è che lui non ha mai portato i baffi. Il secondo, non più importante ma certamente più grave, riguarda la sua agenda. Il 23 giugno Girolimoni invia un esposto al magistrato protestando perché non capisce come mai da un'agenda sequestratagli siano stati strappati fogli che vanno dal 4 marzo al 15 marzo compreso, dunque quello del 12 marzo, il giorno della morte di Ermanda Leonardi. In una lettera al suo avvocato Girolimoni scrive dal carcere: in un primo tempo i riconoscimenti ebbero tutti esito negativo, completamente negativo. Poi, quando si cominciò a farmi perdere parte della mia abituale fisionomia, allora qualcuno cominciò a dire: mi pare che sia lui. Alla presenza di chi avrebbe dovuto riconoscere in me il mostro, mi si dava dell'assassino e mi si rivolgevano un'infinità di improperi. Avanti una ragazzina che avrebbe dovuto deporre che in me riconosceva un tale che un giorno l'invitò al cinematografo, ma si presentava una carta macchiata di rosso e mi si rivolgevano in tono di alto disprezzo le seguenti parole: questo è sangue, questo è sangue. Tutto si è svolto in un'atmosfera di ingiustizia e di irresponsabilità. L'ex mio commilitone bersagliere al commissariato di Borgo fingeva di non avermi mai conosciuto. Avrei altre cose da dire, atte a dimostrare luminosamente la malafede con cui si è agito nei miei riguardi. L'ostilità nei confronti di Girolimoni e il tentativo, che più si procede nell'indagine più diventa inquietante, di associargli prove e testimonianze senza averne l'assoluta certezza, non mancano di essere notate da qualcuno che nella giustizia, quella con la bilancia dell'equitas, la spada e la benda, quella che giudica senza distinzioni di classe sociale, in quella giustizia crede e cerca di praticarla. Il cavaliere ufficiale Silvio Favari, il commendatore Antonio Serena Monghini e il commendatore Antonio Albertini, tre magistrati che riesaminano le prove, e poi il giudice istruttore Rosario Marciano, che prenderà la decisione finale di tutta l'inchiesta. Sono al lavoro sul caso. C'è anche da dire che tra il pubblico, soprattutto dopo l'intervento dell'operaio veneto Domenico Marinutti, che sembra scagionare Girolimoni, cominciano a infiltrarsi i primi dubbi sul fatto che il mostro sia stato davvero catturato. Le voci della sua possibile innocenza innervosiscono le autorità, non ultimo Mussolini stesso, e viene ordinato ai prefetti di fare in modo che siano ridotte al minimo sui giornali le pubblicazioni di articoli relativi a Girolimoni. E questa cosa si rifletterà in particolar modo l'8 marzo 1928. Prima di arrivarci, però, il giudice Marciano capisce che la prima accusa da cui tutto è partito, quella dell'ingegnere e della sua servetta Olga, è stato un terribile malinteso. Non era infatti a Olga che Girolimoni prestava le sue attenzioni, ma alla signora Cecilia, la moglie dell'ingegnere. E quando aveva chiamato in strada la ragazzina, non era per adescarla, ma per darle un bigliettino da consegnare alla donna che voleva, lei sì, sedurre. Non ci è dato sapere se l'ingegnere sospettasse una tresca e volesse liberarsi di Girolimoni, oppure se realmente temesse per Olga. Ma in qualsiasi caso, Marciano si rende conto che il punto di partenza è clamorosamente sbagliato. Quanto alle prove in seguito appiccicate a Girolimoni, i tre magistrati le smontano una alla volta, a partire da quelle contestategli durante la guerra. Per uno dei delitti il colpevole era già stato accertato, mentre per gli altri il sorgino era a Roma e non al fronte quando sono successi. Da qui è una cascata. L'uomo con la bambina entrati nella locanda di Massacesi erano davvero i Marinutti, considerando anche che Girolimoni non ha mai portato i baffi e non sa imitare l'accento veneto. Per quanto i giornali poi hanno cercato di dipingerlo come un vero e proprio trasformista, dato che le varie descrizioni del mostro non gli si adattavano assolutamente, i magistrati confermano che l'uomo non possiede le caratteristiche attribuite al rapitore. C'è poi il fazzoletto trovato accanto al corpo di Elsa Berni, quello recante una G, dettaglio tuttavia falso perché la lettera era una C, come Dosi stesso puntualizza mentre
punta a Bridges. La preferenza nel compiere i delitti di sabato, il giorno di riposo per Girolimoni, ma solo due dei crimini sono avvenuti in quel giorno. Le fotografie delle bambine? Il signor Gino è un fotografo dilettante e quelle bambine erano casualmente nelle inquadrature di quelli che sono palesemente degli scorci di Roma, vista l'abitudine paesaggistica di Girolimoni. Sulla vita enigmatica, assurdità mai chiarita, e i comportamenti osceni di cui un carabiniere l'ha accusato, è la stessa arma interpellata a smentire l'accusa, accertando che si era trattato di un'altra persona. Ma soprattutto un fatto che taglia la testa al toro: nei giorni in cui Armanda Leonardi viene rapita e uccisa, Girolimoni si trova lontano da Roma. Grazie a una lettera è possibile infatti dimostrare che proprio il 12 marzo il Sorgino è partito per Orte, ha pernottato a Terni, quindi è andato a Sulmona, a San Demetrio dei Vestini e a San Vicandro, dove ha trascorso la domenica 13 marzo in compagnia di un prete suo amico. Per questo qualcuno di non meglio precisato ha convenientemente strappato le pagine di quei giorni dalla sua agenda. Restano le varie testimonianze su cui i magistrati si concentrano, riuscendo a dimostrarne l'invalidità. Anna del Signore, Assunta Brugnetti, una domestica diciottenne di nome Roma Pasqua, Massacesi e poi gli altri dell'osteria. Ecco, qui in particolare ci si sofferma su Alessia Mariani. La Mariani mentì, scrivono i magistrati, quando, contro le unanime altrui dichiarazioni, affermò che lo sconosciuto era uscito dall'osteria prendendo in braccio la bambina piangente per essere stata distolta e separata da un suo figlioletto con cui, giocando, aveva fraternizzato. Sia comunque intenzionale l'alterazione della verità, o si tratti di un fenomeno di pseudologia fantastica, noto nella pratica di polizia giudiziaria, poco monta. Sostanzialmente la testimonianza è falsa e deve negarsi ad essa qualsiasi fede. Alla Mariani viene contestato altro. Quanto detto è solo una breve parte della sentenza, ma fondamentalmente con i caratteri di assoluta attendibilità della testimonianza di Marinutti e con la demolizione di prove e testimoni, i magistrati dimostrano cosa un premio in denaro e in crescita professionale possa provocare. L'avidità di concorrere al premio stabilito dal governo a favore di chi avesse fatto arrestare l'assassino, dichiara il procuratore generale, aveva fatto velo a molti occhi e a molte coscienze. I magistrati concludono. Una carezza, un'espressione di ammirazione, un gesto di tenerezza, un'inclinazione a ritrarre i bambini, una manifestazione di desiderio del fiorfiore della giovinezza per soddisfare i piaceri sensuali, un'espressione di personale convincimento della inafferrabilità dello stupratore di bimbe, un'abbondante provvista di vestiari diversi, una certa instabilità di alloggio, l'aver abitato in zone non lontane dai luoghi dove si verificavano i rapimenti, ben possono, con ingegnosi e architettati riferimenti, prestarsi a maliziose interpretazioni, ma ognuno dovrebbe onestamente riconoscere dal proprio corredo di esperienza che tali interpretazioni hanno origine da idee preconcette. E alla fine arriva la coraggiosa mossa del giudice Marciano. Gino Girolimoni è innocente, totalmente estraneo ai fatti, e ne viene chiesto il proscioglimento dopo 10 mesi di cella di isolamento, l'8 marzo 1928, assolto con formula piena dalla Corte d'Assise per non avere commesso i fatti a lui imputati. La notizia naturalmente passa invisibile sui giornali. Solo sulla Tribuna del 10 marzo, tra le brevi di cronaca, in quarta pagina, senza titolo, si legge che Girolimoni è stato scarcerato per non avere commesso i fatti attribuitigli. Dunque, ancora per molto tempo, la stragrande maggioranza degli italiani sarà convinta che Girolimoni e il mostro di Roma siano la stessa persona. Ma a questo punto Giuseppe Dosi può riprendere le sue indagini. Torniamo all'invio del commissario Dosi dal giudice Marciano. Il magistrato ottiene di averlo a sua completa disposizione, perché la teoria di Dosi, dopo che lo stesso Marciano ha confermato l'innocenza di Girolimoni, lo convince. La tenacia del commissario gli piace e così il poliziotto si può dedicare alla sua indagine sul reverendo anglicano. Tuttavia Dosi sente sempre palpabile lo scetticismo intorno a sé. Ignari come fossero andati i fatti ancora oggi, parecchi mi giudicavano un illuso, un fissato, un testardo in una causa perduta.
Quelli di casa mi ammonivano a smettere tutto, pronosticandomi che mi sarei rovinato, e io non potevo proprio tirarmi più indietro. Convinto della colpevolezza di Bridges, come abbiamo detto, Dosi innanzitutto cerca di fare chiarezza e recupera tutte le dichiarazioni fatte dai testimoni circa gli uomini visti insieme alle bambine o mentre si allontanavano dal luogo in cui le avevano lasciate. Si trattava quasi sempre di un individuo alto, non più giovane, magro, con baffetti a spazzola chiari, vestito in maniera elegante, che parlava l'italiano senza accenti particolari. Per Dosi tutto riconduce al reverendo Bridges, che a Capri ha dimostrato quantomeno di essere un molestatore di bambine, un pedofilo. Gli indizi che abbiamo già accennato si accumulano. La descrizione fisica del mostro corrisponde perfettamente al reverendo, o quasi. C'è sempre la questione dell'età. Bridges porta a volte gli occhialini di metallo che vide l'amica di Elsa Berni quando l'assassino cercò di adescarle. Il reverendo conosce bene Roma e le sue stradine, esce di sera ed è un fiumarolo, come si sospetta che sia l'assassino. Poi ci sono l'asciugamani trovato sul cadavere di Rosina Pelli con le iniziali RL e i vari fazzoletti ritrovati sul collo delle bambine, simili ai tovagliolini usati nel culto anglicano per coprire il pane e il calice delle comunioni, eccezione fatta per quello di tipo scozzese. Restando sui fazzoletti, quello con la lettera C potrebbe appartenere alla moglie, Caroline. E i fogli bruciati trovati sulla scena Leonardi? Anche quelli, come detto, si collegano a Bridges, che riceve cataloghi d'arte religiosa in inglese. A conti fatti, più indaga e più Dosi trova indizi simili, più o meno rilevanti, tanto che presto supera quegli iniziali 43. C'è solo un problema, un grosso problema. Bridges è sparito. Non è possibile interrogarlo. Il commissario, però, l'abbiamo già detto, non è uno che demorde, e questa volta ha il supporto di Marciano. Si scopre che il reverendo è in Sudafrica, ma soprattutto grazie a una lettera del consolato italiano a Cape Town, che sta navigando verso l'Inghilterra, e che la nave, la Land Stephen Castle, lungo il suo percorso farà scalo anche a Napoli e a Genova. È l'occasione che sta aspettando. Il suo sospettato numero uno gli viene offerto su un piatto d'argento. Il 13 aprile 1928 la nave attracca a Genova. Dosi sale a bordo, spiega la situazione al capitano, quindi avanza emozionato verso il reverendo. «Signor Bridges», gli dice in inglese, «lei è accusato di aver ucciso a Roma 4 bambine e violentate altre. Io sono un commissario capo di polizia, incaricato di perquisire lei e i suoi bagagli da parte del giudice istruttore capo di Roma». Il reverendo sembra colpito da un fulmine e si lascia cadere su una sedia di vimini. Dosi non perde tempo, perquisisce i bagagli e tra le altre cose trova due album fotografici zeppi di immagini e fotografie ritagliate dai giornali che mostrano bambine tra i 2 e i 6 anni. Recupera anche un ritaglio di un giornale sudafricano in cui si dice che una ragazza vittima di una violenza sessuale e di un tentato strangolamento è sopravvissuta, mentre il colpevole è sparito nel nulla. In una scatola piena di bottoni ne trova uno d'osso uguale a quello rinvenuto dalla polizia sul luogo in cui è stata violentata la piccola Celeste Tagliaferri. Ci sono anche alcuni fazzoletti da donna con orlo ricamato che presentano dei curiosi buchi negli angoli, come se qualcuno avesse voluto togliere qualcosa. Dosi si domanda se quel qualcosa potrebbe essere una compromettente lettera C. In ultimo, il commissario trova un taccuino in cui spicca un appunto. Carlieri, c'è scritto con la CH e sembra rimandare a Carlieri, il cognome di Bianca. E nella stessa pagina si legge Col, forse indicante colonnato, via del colonnato, a Piazza San Pietro, House at End, Big Old, quarto piano. Curiosamente simile alla descrizione della casa di Romina Pelli. Tutti gli elementi raccolti vengono ritenuti sufficienti per bloccare Bridges in Italia, così il reverendo viene fatto sbarcare con la moglie e i bagagli in attesa di accertamenti. Dosi torna a Roma per richiedere un mandato di cattura, ma è a questo punto che l'inchiesta comincia a vacillare. Il giudice Marciano e gli altri consiglieri della sezione istruttoria si riuniscono e la discussione porta solo a un mandato di comparizione. Bridges e la moglie vengono trasferiti a Roma e il prete viene messo a confronto con quegli stessi testimoni che avevano prima incastrato Girolimoni. Nessuno di loro, però, forse anche per timore di ripetere l'errore, si sente in grado di riconoscerlo come l'uomo visto anni prima con le varie bambine. Il giudice Marciano nel frattempo ha interrogato Bridges e qualcosa non l'ha completamente convinto. Così
lo imputa di violenza carnale e omicidio, ma al tempo stesso lo invia al manicomio di Santa Maria della Pietà per una perizia psichiatrica. Deve andarci con i piedi di piombo, Marciano ne è consapevole. Bridges è un prete ed è un inglese. In un momento in cui l'Italia di Mussolini è in rapporti molto delicati con l'Inghilterra, il reverendo finisce nel padiglione dei malati criminali e ci resta 3 mesi. A luglio 1928 il professor Sante De Santis, pur affermando di non potersi escludere che egli avesse commesso i delitti rubricati, specifica che nell'uomo non si riscontravano note morfologiche, fisiologiche e psicologiche specifiche dei delitti sessuali accompagnati da sadismo. Non è quindi pericoloso e sulla base di questa perizia si esclude un suo rinvio a giudizio. Bridges torna all'hotel de Londra con la moglie e poi viene inviato in Canada, uscendo definitivamente di scena. Il commissario Dosi non vuole ingoiare il boccone amaro, ma non può fare più nulla. Il 23 ottobre 1929, con la sentenza 153, la Corte d'Appello di Roma emette una sentenza che vede il reverendo prosciolto da ogni imputazione. Le ipotesi formulate dal Dosi, si legge, partono dal presupposto della colpevolezza del Bridges, rimasto nel campo astratto in cui le cercava il fervido ingegno del commissario. L'istruttoria fu aperta su tracce indicate con ferma fede, sulla base di un'impressione. In altre parole, Dosi si è lasciato prendere la mano dalla sua fantasia e ha cercato di trasformare in prove contro Bridges quelli che sono solo discutibili indizi. Ma è la verità? Ralph Lionel Bridges non è il mostro di Roma, secondo la Corte d'Appello di Roma, e forse è davvero così. Il reverendo conosce la capitale, è appurato, ma il concetto di territorialità ritenuto da Dosi compromettente, visto che il religioso abitava nelle zone incriminate, non regge, in quanto chiunque avrebbe potuto studiare quelle vie con le rispettive possibilità di fuga e sapere senza problemi che i bambini restavano in strada soli fino a tarda ora. L'asciugamano con le iniziali, fazzoletti, frammenti di cataloghi bruciati, se i primi elementi si basano sulla testimonianza della domestica, che non fu mai sicura nell'identificazione e mai venne perquisita la casa di Bridges per eventuale conferma, il terzo è vago. Il reverendo non era l'unico religioso anglicano di Roma e quei cataloghi venivano spediti a tutti i cappellani, almeno 4 della stessa fede, e forse anche a eventuali altri pastori inglesi, per esempio metodisti, senza contare, come fa notare il dottor Palmegiani, l'illogicità di portarsi appresso quei cataloghi per poi bruciarli. Insomma, la maggior parte sono prove circostanziali. Molto interessante da questo punto di vista il commento di Ruggero Perugini, ve lo ricordate? L'ex capo della squadra mobile di Firenze e della SAM, la squadra antimostro dei tempi del mostro di Firenze. Un poliziotto che ha studiato anche all'FBI, a Quantico. Chiamato in causa, si può leggere nel libro Un mostro chiamato Giro Limoni, Perugini ritiene Bridges il colpevole più probabile tra tutti, secondo il profilo che ha delineato, aggiungendo che probabilmente la fortuna del reverendo era proprio il suo essere inglese. In effetti pare verosimile che Bridges fosse diventato una pedina nei tesi rapporti politici italo-inglesi, tanto che la sua perizia psichiatrica non è agli atti del fascicolo del manicomio ed è ammissibile che la situazione si risolse anche per evitare uno scandalo che coinvolgesse un religioso britannico. In qualunque caso, il reverendo è ormai fuori dai giochi. Ma a questo punto per Dosi iniziano i guai. Il commissario si trova trasferito ad Assisi quando gli viene fatta pervenire una notifica di sospensione dal servizio per 3 mesi, per una non meglio precisata grave insubordinazione e per denigrazione dei superiori. L'ostinazione con cui ha perseguito le sue ipotesi investigative è stata vissuta sicuramente come una grave mancanza di rispetto dal suo superiore, che gli impone una serie di trasferimenti presso vari commissariati d'Italia, da Assisi alla Spezia, da Urbino a Vasto. Qui, nel 1939, Dosi ha quella che a posteriori si rivela una pessima idea. Si fa stampare un libro di memorie da regalare agli amici, in cui racconta la sua vita e la sua carriera. Una copia del libro finisce misteriosamente nelle mani del capo della polizia e scatta l'ordine di sequestro. Dosi ne salva una copia, la invia direttamente a Mussolini. È la goccia che fa traboccare il vaso, solo che il vaso in questione è una diga e quello che travolge il commissario è uno tsunami. Accusato di essere un megalomane, uno squilibrato, inutile, dannoso al servizio,
viene arrestato e rinchiuso per 3 mesi nel braccio dei reati politici, in isolamento a Regina Coeli, pur senza alcuna imputazione. Finiti i 3 mesi viene prelevato dal carcere e portato al manicomio di Santa Maria della Pietà, padiglione per malati criminali, lo stesso dove era stato ricoverato il reverendo Bridges. Il ricovero forzato dura 17 mesi, poi la libertà. È il 1941. Dosi sopravvive fino alla liberazione di Roma da parte degli americani e con l'insediamento di un nuovo governo ottiene una completa riabilitazione. Riprende la carriera nella polizia, nominato prima vicequestore e poi questore, e sarà in seguito tra i fondatori di una commissione internazionale di polizia che lui stesso battezza Interpol. Nel 1956 va in pensione e il ministro dell'interno Tambroni lo nomina ispettore generale capo di pubblica sicurezza e commendatore al merito della Repubblica. Ma Dosi, ormai lo sappiamo, non è uno a cui piace stare tranquillo in pantofole a rimirarsi le onorificenze. Così chiede e ottiene una licenza da detective privato e a 82 anni, nel 1973, dà alle stampe per l'editore Vallecchi il suo libro Il mostro e il poliziotto, in cui racconta la sua vita e dove espone nei dettagli la sua caccia al reverendo Bridges. Quello che emerge dal libro, più che l'identikit del mostro di Roma, è il ritratto di un detective alla Frederick Dürrenmatt, ossessionato da ciò che ha scoperto con le sue indagini e da un assassino che non riuscirà mai ad arrestare. Per ironia della sorte, gli indizi con cui Dosi sperava di incastrare Bridges a un esame non emotivo si dimostrano più intriganti, certo, ma non più incisivi di quelli portati a suo tempo contro l'innocente Girolimoni, un innocente distrutto. Eh già, che fine ha fatto Girolimoni? Dopo la sua scarcerazione quell'8 marzo 1928, Gino Girolimoni è un uomo annientato, segnato dalla stigmate del colpevole e di quale colpevole? Del massacratore di bambine, del violentatore di infanti, del pedofilo, perché la sua vita adesso è quella del miserabile. La stampa non ha certo scritto a caratteri cubitali della sua innocenza, anzi, e molte persone si sorprendono che lui sia fuori dalla galera. Ma com'è possibile? È il mostro fuori, che ci fa? Cesare Signoracci, la cui famiglia è un'istituzione come tecnici dell'obitorio di Roma, è un amico di Girolimoni. Povero Gino, commenterà, dal giorno della scarcerazione non fu più lui. Girovagava per osterie, seduto di fronte al suo quartuccio di vino e a 2 fette di mortadella. Vagabondava sulle rive del Tevere, nella sua infinita desolazione c'era qualcosa che lo consolava. Ora che era invecchiato, non lo riconosceva più nessuno. L'atmosfera di sospetto che si è creata intorno a lui dal 1928 lo ha trasformato in un intoccabile. Impossibile riprendere il mestiere di procacciatore di cause legali e di mediatore, con quel nome divenuto sinonimo di depravazione. Nessuno riesce più a fidarsi di lui. Persino io ho paura ancora di pronunciare il mio nome, dirà in un'intervista anni dopo. Ho paura di dire io sono Girolimoni. Mi fossi almeno chiamato Rossi, Franceschi, De Rosa, Esposito, ma Girolimoni, un cognome non comune. La gente appena lo sente pronunciare va subito col pensiero alle calunnie che furono diffuse dalla questura di Roma e stampate a lettere di scatole su tutti i giornali dell'epoca. Inspiegabilmente la sua domanda di cambiare nome viene respinta, così come nessuno gli concede un indennizzo per quanto gli è successo. Girolimoni si lascia andare e, non potendo avere un nome diverso da quello ormai irrimediabilmente macchiato, si adatta a non pronunciarlo mai. Prova a cimentarsi con impegno in altri mestieri, ma è sempre un fallimento. Ma d'altronde ha perso l'entusiasmo e la voglia di vivere. Di tanto in tanto va al commissariato a protestare, invano, perché qualcuno lo insulta accusandolo di essere un assassino di bambine e in un'occasione, esasperato, ferisce al volto con un rasoio Fedele Alfredo, un pluripregiudicato che lo sta perseguitando incolpandolo degli omicidi delle bambine. Girolimoni lo supplica di smetterla fino a quando non ce la fa più e d'istinto reagisce. Una vita d'inferno che lo porta a far perdere le sue tracce, vivendo infine nel quartiere Portunese, dove la sua natura riservata e comunque gentile lo porta a essere apprezzato dai vicini della zona. Qui mi stimano tutti, dirà in un'intervista, mi vogliono tutti bene. Oggi che vuole? Ho 62 anni, sono un uomo solo,
Sì, ho degli amici cari e buoni con me, ma non sono riuscito a crearmi una famiglia. Non ho mai avuto il coraggio di dire a una donna se voleva assumere il mio cognome. Dopo un'esistenza misera, Gino Girolimoni muore il 19 novembre 1961 a 72 anni. Gli amici pagano il suo funerale, al quale partecipa un piccolo gruppo, una trentina di persone, tra cui il suo avvocato, Ottavio Libotte. In prima fila, cappotto e ombrello nero, c'è Giuseppe Dosi. Quel giorno di novembre del 1961 è avvenuta solo la morte materiale dell'uomo. Quella civile risale al 2 maggio 1927, quando, dopo sette bambine, il mostro di Roma colpisce anche uno sfortunato Don Giovanni di Borgata, Gino Girolimoni. Tanto si è detto e tanto si è scritto sull'identità del mostro di Roma. Se non era Girolimoni, come ormai è sicuro, e sul reverendo Brigis i dubbi restano. Chi è l'assassino? Sono passati 100 anni dall'inizio dei fatti, in mezzo una guerra che ha devastato l'Italia e tanti archivi sono andati persi. In un celebre film di Damiano Damiani del 1972, Girolimoni il mostro di Roma, dove un commovente e straordinario Nino Manfredi interpreta Gino Girolimoni, si ipotizza che l'assassino delle bambine fosse un popolano deficiente, interpretato da Gabriele Lavia, protetto e nascosto dalla famiglia, al corrente delle sue perversioni. Secondo Gino De Santis e Carlo Capriata, che su 5 numeri del periodico Fiera Letteraria del 1971 raccontano la storia di Girolimoni, il colpevole fu quasi certamente setacciato con gli altri sospetti e si salvò. L'assassino, scrivono, era quasi certamente un abitante di Borgo, forse addirittura un parente delle vittime. Né Dosi né gli altri sottolineano che almeno 3 delle bimbe sono imparentate tra loro, direttamente o indirettamente, e che Armanda Leonardi subì 2 aggressioni andate a vuoto in casa prima della terza alla Fontanella. L'assassino, anche questa è un'ipotesi ma molto fondata, fu probabilmente scoperto più tardi dalla polizia fascista ed eliminato in silenzio, ucciso. Così si spiegano non solo la cessazione improvvisa dei delitti, ma l'illogica promozione di tutti i funzionari che avevano fatto cilecca nelle ricerche precedenti. Forse fu ucciso in segreto perché era un fascista, un violento manganellatore squadrista del fascio di Borgo. Noi crediamo di sapere come quello sciagurato operasse le sue nefandezze. Afferrava le bambine, le soffocava subito, le lasciava nascoste in un angolo del corridore. Poi raggiungeva 1 o 2 volte nella notte quegli ormai docili corpi e all'alba, avvoltolati, li lasciava di qua e di là sul fiume, all'Aventino, alla Balduina o, come fece la prima volta, quando era meno sicuro di sé, ai prati della Basilica di San Paolo. Forse aveva un triciclo, un sidecar, come si diceva allora, o addirittura un vecchio trabiccolo a motore, una delle 9.000 macchine che circolavano a Roma in quegli anni, insieme alla torpedo verde dell'innocente Girolimoni. Allo stesso modo, Fabio Sanvitale e Armando Palmegiani, in Un mostro chiamato Girolimoni del 2019, interpellano, oltre a Ruggero Perugini, il dottor Giorgio Bolino, medico legale, e la psicologa Chiara Camerani, per tracciare un profilo, per capire chi, come e perché. A un nome, naturalmente, è impossibile arrivare e sono ipotesi, appunto, che ormai non sono più verificabili. Il vero problema è che le indagini furono condotte male, anche per il continuo avvicendarsi di questori e poliziotti. Gran parte della colpa per la mancata soluzione del caso dunque va senz'altro individuata, da un lato nel fatto che chi comandava era troppo impegnato a promuovere chi si dimostrava fedele al fascismo e ad allontanare chi invece era sospettato di non esserlo, indipendentemente dalle reali capacità investigative, e dall'altro a manipolare l'opinione pubblica per convincerla che Mussolini avesse davvero tutto sotto controllo e l'Italia fosse diventata il paese più tranquillo del mondo. Ebbene, cosa si può dire oggi sull'assassino? Sulla base del modus operandi, vale a dire del modo e dei mezzi usati dall'omicida per uccidere, possiamo rilevare che il killer cercava solo bambine e sceglieva le sue vittime nei quartieri popolari di Roma, prendendole spesso vicino alla loro abitazione. Le adescava regalando loro dolci e ninnoli, oppure facendosi passare per un parente. E questo, almeno nel delitto Carlieri, potrebbe indicare
che lo fosse realmente o che davvero conoscesse Bianca. Rapiva le piccole sempre nel pomeriggio, spesso all'imbrunire, e non aveva un periodo dell'anno preferito per i suoi rapimenti, anche se sembrava prediligere i mesi caldi: una in febbraio, due in marzo, una in maggio, una in giugno, una in agosto e una a novembre. Forse perché i bambini si trovavano più facilmente in strada. Le portava in un luogo all'aperto, le stendeva a terra su un giornale, le colpiva e poi abusava di loro. Dai reperti medici risulta che non furono mai trovate tracce seminali, segno forse che era impotente, e stringere il collo con un fazzoletto era forse più un piacere sadico che un tentativo di zittirle o di eliminare testimoni scomodi. Su 7 bambine rapite, 3 si salvarono per circostanze che sembrano estranee alla volontà dell'omicida, vale a dire che forse avrebbe ucciso anche loro se avesse potuto. E delle 4 bambine uccise nessuna fu nascosta, il corpo venne lasciato all'aperto. L'omicida dunque sembrerebbe quello che si chiama in gergo un assassino seriale organizzato, vale a dire un individuo che pianifica i propri delitti, scegliendo un tipo particolare di vittima. Il caso di Armanda Leonardi aveva addirittura cercato altre 2 volte di rapire la stessa bambina, riuscendoci solo al 3° tentativo. È un uomo capace di mantenere sangue freddo e gestire l'imprevisto, furbo e in grado di relazionarsi con i bambini, oltre a essere ovviamente un pedofilo. Gli omicidi seriali motivati da pedofilia sono sempre messi in atto da uomini rimasti fissati a una sessualità immatura. Scelgono i bambini perché sono partner meno impegnativi degli adulti e perché possono porre una resistenza molto modesta. Come rilevano i referti medici sulle vittime, il fatto che l'assassino non fosse riuscito a completare i suoi rapporti può indicare problemi di impotenza, e c'è la possibilità, proprio per questi problemi, che sia stato deriso da donne con cui non era riuscito ad avere un rapporto sessuale. Di conseguenza aveva rivolto le sue attenzioni verso bambine che non potevano né deriderlo né tantomeno reagire. Come già detto, è impossibile dire chi sia stato veramente il mostro di Roma. Le descrizioni dei testimoni che lo avrebbero visto non sono tutte concordi, e anche quelle che parrebbero le più attendibili, come quella di Anna del Signore, sono spesso soggette alla psicologia della testimonianza, che evidenzia come questa sia sempre soggettiva e subisca il paradosso del dilemma di Rashomon, cioè la differenza di ricordi dello stesso evento da parte di 2 diverse persone. Prendendo proprio la giovanissima Anna, sono gli stessi magistrati che riesaminano le prove a indicare come la sua testimonianza sia di scarso valore, anche a prescindere dalla possibile suggestiva influenza deviatrice, corruttrice già accennata, essa fornì del suo rapitore connotati alquanto diversi da quelli che dettero altri testimoni, e per ciò stesso la sua attestazione avrebbe scarso valore, ma a togliere completa fede in lei stanno molteplici anteriori riconoscimenti risultati tutti erronei dallo sviluppo di ulteriori investigazioni. Questo significa che tutte le testimonianze sono fasulle? No, chiarisce solo il motivo del perché differiscano su certi elementi e perché alcune invece non siano totalmente attendibili, come quella di Alessia Mariani. E allora un signore alto, anziano, con piccoli baffi biondastri, con occhiali a stanghetta di metallo bianco? Oppure un signore alto, magro, snello, con baffetti chiari sui 40 anni, con cappello floscio scuro, paletò nero e con un ombrello nero dal manico ricurvo, di condizione civile, che parlava italiano? Un uomo che non doveva però essere troppo elegante in un quartiere popolare, uno che forse svolgeva un lavoro che lo impegnava durante il giorno, e se poi davvero 3 bambine erano imparentate tra di loro, forse sarebbe stato davvero utile approfondire le indagini nell'ambiente familiare delle vittime. Quanto alla cessazione dei delitti, forse l'assassino finì in carcere per altri motivi, oppure cambiò nazionalità, o ebbe un incidente, fu ricoverato e morì. E se, come suggeriscono De Santis e Capriata, fosse stato scoperto e ucciso in segreto, forse perché era un fascista? Insomma, il mostro di Roma è uno spettro, il primo e unico serial killer pedofilo italiano, creatore di un precedente non solo in termini criminali, ma anche per tutto quello che ha causato a un innocente, Gino Girolimoni, stritolato dalle maglie di una giustizia che mette i brividi, gettato in pasto all'opinione pubblica da una stampa feroce, impietosa e infame. Arrivismo politico, timore, fretta, opportunismo, inadeguatezza, incapacità,
ignoranza, il tutto concentrato in un clima politico, quello fascista, che imponeva con l'intimidazione, la violenza e la paura la propria autorità. Questo non toglie responsabilità alle persone, sia chiaro, ma certo contestualizza. A parte Giuseppe Dosi, a chi importava se il colpevole era vero o falso? Ne occorreva uno ed ecco pronto Girolimoni. Certo, era l'uomo sbagliato, ma in fondo che importa? Io vi ringrazio per essere stati con me e ringrazio tutti i naviganti che sbarcano sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon, che ci permette di realizzare queste e tutte le altre serie che condivido qui sul mio canale YouTube e sugli altri social. Trovate i loro nomi in coda a questo video e anche voi, se vi va, potete sbarcare sulla mia isola, sostenere questi progetti e unirvi a noi, avendo accesso a una quantità di contenuti esclusivi e di dietro le quinte del mio lavoro. Vi invito anche a iscrivervi alla Avviso ai naviganti, la mia newsletter settimanale. Trovate il link nella descrizione a questo video. Ebbene, questo era l'ultimo episodio dell'inchiesta sul mostro di Roma, con il quale si conclude anche questa seconda stagione di Uno studio in nero. Ma continueremo a indagare su misteri e fatti insoliti qui sul mio canale YouTube con i nuovi episodi di Strane Storie, che riprenderanno venerdì prossimo alle 13:30. A presto!